Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Una piccola ma necessaria presentazione dei concelebranti. Presiede la celebrazione Sua Eccellenza Monsignor Martino Canessa, Vescovo di Tortona, e accompagnato dal segretario e cancelliere vescovile Monsignor Mario Balladore della Curia di Tortona. C'è Padre Marcel Capellades, fondatore e direttore del Centro di Spiritualità di San Boi presso Vic in Catalogna, Spagna. Insieme a Padre José Cardús, parroco di Santa Coloma de Marata presso Barcellona. C'è Don Antonio Tarzia, direttore di Jesus della famiglia dei Paolini del Beato Alberione. C'è Fra Luigi Fiordaliso dell'Eremo di Sant'Alberto di Butrio. Don Gianluigi Usurini, cappellano del carcere di Novara. Don Luigi Bernini, direttore del coro della Cattedrale di Tortona e parroco di Cella. C'è Don Roberto Rondanina, della comunità Ricostruttori nella preghiera, Sant'Apollinare, Novara. C'è Padre Giampiero Bruni, missionario del Pime. C'è Don Antonello Elseri, parroco di Monticello d'Alba. C'è Don Cesare Fossati, della diocesi di Alessandria, parroco di Alluvione di Cambiò. Il sottoscritto Don Ferdinando Sudati della diocesi di Lodi. Non ho dimenticato, c'è il diacono Giuseppe Lanzone, sempre della parrocchia di Alluvione di Cambiò. Non ho dimenticato nessuno. Beh, d'accordo, c'è il parroco Don Sergio Cusinato, Monsignor Pietro Zanocco, ecco, va bene. Vorremmo ricordare anche, mi permetto di dirvi, che insieme a tutti i vostri defunti, vorremmo ricordare in particolare chi è passato da questo mondo ed è stato legato al Bocco, Padre Sigismondo Lazzarin, dei Cappuccini, Don Pino Scabini, della diocesi di Tortona, un signore, Don Gianni Baget Bozzo, di Genova, che è sepolto qui a Casanova Staffora, il dottor Martino, dottor Piero Martinazzi e anche tutti i laici li uniamo sotto il nome di Remedios Rosende Vidal di Barcellona. Naturalmente c'è Angela Volpini e soprattutto ci siete tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Padre e a voi fratelli, che ho peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per la mia ora, la mia ora, e che resisto la volta, e che sopra la terra per la mia anima, e anche un santo e voi fratelli, pregare a me, Signore nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.